Nonostante il cattivo tempo, nonostante la pioggia, qui c'è questa mobilitazione da parte di molti genitori, immagino, ma anche di docenti. Lei è stato anche amministratore, come la vede, Avvocato Volpe, questa situazione? Guardi, è una situazione un po' strana, perché la Regione era partita con un'idea, che era quella di aggregare una scuola media, la Bosco, e l'altra scuola, la Netti, facendo i due verticali. Poi non so che cosa è successo, c'è stata una delibera consiliare che ha intorpidito le acque e ha creato tutta questa situazione che poi sfocia in una serie di disagi sia per l'utenza scolastica sia per gli insegnanti. E io non ho più i figli, però sono stati per tanti anni nel consiglio d'istituto sia delle scuole medie che del liceo, e quindi molto vicino all'ambiente scolastico, e mi sento di sostenere come semplice cittadino le iniziative che stanno intraprendendo sia i genitori che gli insegnanti, perché la scuola è il fondamento e deve funzionare bene. Senta, ma non ritiene un po' tardiva questa protesta? Sì, però è giusto che si faccia sentire la propria voce, forse perché è passato un po' troppo in sordina. Io in realtà qualche decennio fa mi occupai, quando si voleva smembrare, la Francesco Netti, e all'epoca, grazie al mio interessamento e di due professoresse, la professoressa Sirressi, che oggi è una dirigente, e la professoressa Angiola, riuscimmo con l'allora commissario prefettizio a bloccare la verticalizzazione ed evitare lo smembramento. Però ci muovemmo per tempo prima della determinazione a livello istituzionale. Forse perché c'era proprio un burocrate, per cui, non conoscendo la situazione locale, vi siete adoperati affinché si muovessero un po' le acque? No, anzi, all'epoca il commissario inizialmente si voleva totalmente disinteressare, perché diceva: ma io alla fine sono un semplice commissario, mi dovrei occupare della quotidianità. Ecco, poi riuscimmo a far capire le ragioni che sostenevamo e alla fine si convinse a fare il provvedimento. Tra l'altro ricordo che il provvedimento fu fatto da Roma, perché in quel momento lui si trovava a Roma. Maran, sì. Mi auguro che la Regione faccia un passo indietro sulla base di quello che attualmente sono le esigenze di Sant'Eramo, perché è chi sta a Sant'Eramo che conosce le situazioni, e per assicurare un buon diritto allo studio. Grazie. Siamo con una mamma, un piccolo, come si chiama? Paradiso Lorenzo Junior, frequenta l'Aero Paradiso, il primo circolo didattico. E niente, dico quello che... Cosa la preoccupa di questo dimensionamento? Il futuro di mio figlio, nonché anche di tutti gli altri bambini. Cosa potrebbe succedere? Ecco, lo racconti alle tue. Beh, credo che innanzitutto credo che nessun adulto o anche politico si sia mai posta la domanda di chiedere proprio ai bambini cosa vorrebbero nel loro futuro. E la cosa che trovo veramente poco congrua al discorso appunto della scuola è che questi bambini non sappiamo che dove verranno sbattuti, con quali maestre e con quali criteri, tra l'altro, visto che comunque stiamo parlando anche di bambini in tenera età, dove comunque si sono iniziati a formare già appunto con le loro maestre, con i loro punti di riferimento, con i loro comunque metodi di studio e via dicendo. Per cui questa è la cosa che mi preoccupa, e sinceramente io credo che più che appunto creare tutto questo impasto, diciamo, che non serve a niente, dovrebbero più pensare veramente a rendere le scuole più efficienti e soprattutto renderle più fluide. E io mi auguro che da questa piccola manifestazione si possa trarre veramente una conclusione, proprio perché
si parla tanto di traumi infantili, come mi diceva mio figlio, però a quello che si sta andando incontro è proprio questo, un trauma infantile per tutti i bambini e anche i bambini più grandi che comunque si ritroveranno ribaltati in un'altra dimensione. Come ti chiami? Angelo. Che classe frequenti? La terza. B. B di quale scuola? Ero Paradiso. Perché sei qui questa sera? Intanto sei da solo? No. E con chi sei venuto? Con mia madre. La signora. Senti, perché sei qui? Spiegalo a chi ci sta guardando. Guarda nella camera. Perché sono venuto qui per far restare le mie maestre sempre nella stessa scuola. Sei preoccupato? Un pochino sì. Perché è importante avere le stesse maestre? Ti sei affezionato? Ecco, qual è il motivo? Perché sono stato tanto tempo con loro e quindi mi sono affezionato. E quindi ti preoccupa questa cosa? Un appello a chi lo vuoi fare? Al sindaco, alla regione? Non lo so. Che cosa ti senti di dire? Qual è l'appello? Di cosa? Lasciate la scuola com'è, cambiatela, che cosa chiedi? Di essere sempre... non so... Lasciare le tue maestre? Sì. Mamma, cosa ti preoccupa? Hai paura che quello che hai imparato fino adesso... Va a svanire, tutto a fine. Che materia ti piace di più? Italiano. Beh, speriamo bene, incrociamo le dita? Sì. Grazie. Sì, salve, un genitore di Sant'Eramo, non voglio dire né di un circolo né dell'altro circolo, noi siamo genitori di Sant'Eramo, ci siamo spontaneamente riuniti perché riteniamo che la decisione della regione sia fondamentalmente una decisione che non tiene conto di alcune peculiarità del nostro comune, in particolare non tiene conto dell'identità del nostro comune, dell'identità culturale del nostro paese. Mi chiedo, questa protesta, questo accendere i fari su questa situazione che si conosceva quale potevano essere poi i risultati di una delibera, non arriva tardivamente, voglio dire, prima che si potesse scrivere la delibera avete fatto, siete venuti qui, ecco, ci potete raccontare quello che è successo? Perché qui abbiamo la politica locale, certo, che deve anticipare, no? Che deve parlare con chi è in gradino certo, in su, a chi poi ratifica. Per cui prima della regione sì, allora noi da buoni cittadini abbiamo messo in campo tutte le manifestazioni, possibilità pacifiche, anche questa è pacifica, però è un po' più forte come azione. Un bel segnale. Esatto, perché avevamo fiducia che chi sta al di sopra di noi, come lei giustamente ha detto, potesse in qualche modo far sentire la nostra voce. Ora, questa nostra voce purtroppo, per quanto ci sia stato un impegno da parte degli organi, probabilmente non è arrivata così forte. E allora abbiamo deciso adesso, quando ancora le possibilità si sono ridotte all'omicidio, però quantomeno noi un segnale e un disagio lo vogliamo dimostrare, anche positivo, anche pacificamente, perché come dire siamo molto tranquilli, però deve arrivare la nostra voce, la voce dei genitori di Sant'Eramo, anche laddove la voce, ecco, dei nostri rappresentanti forse non è arrivata così forte, per quanto i nostri rappresentanti hanno cercato di farsi sentire, però probabilmente se non si è in tanti, se non si riesce a raccogliere un po' di gente, forse i signori che stanno più sopra non sentono. Comunque la risposta c'è stata, guardiamo che c'è parecchia gente, nonostante la pioggia, nonostante queste temperature particolari. Quello che chiedo è se avete già incontrato il primo cittadino, che
cosa avete fatto? C'è stata un'interlocuzione? Il primo cittadino ci sta ricevendo, ci aveva già ricevuto in quegli incontri che noi avevamo già avuto precedentemente. Il primo cittadino si è fatto portavoce della nostra proposta, seppur forse un po' tardivamente, però alla fine l'ha condivisa e sta cercando di portarla avanti. Però purtroppo ecco, e soprattutto ci sono delle orecchie che probabilmente non tanto vogliono sentire la nostra voce, rimangono un pochino fermi su delle idee che probabilmente sono un po' lontane da quella che è la realtà santermana, perché quando uno mi viene a parlare di territorialità in un comune in cui le distanze si misurano in centinaia di metri e non in chilometri, e io francamente questa territorialità a Sant'Ermo non la vedo. Oltretutto, se posso aggiungere altri particolari, insomma, sono tante le discrepanze che sono state evidenziate da questa delibera, perché se il criterio è quello della economicità, mi si deve poi spiegare come all'interno di un istituto comprensivo sono state aggregate due cucine e un altro istituto comprensivo è stato sguarnito, non ha la cucina. La risposta è stata: il comune di Sant'Ermo dovrà provvedere alla creazione di un'altra cucina. E io mi chiedo, e i soldi da dove li andiamo a prendere? Giusta osservazione. Per quanto riguarda ecco, l'appello che voi lanciate, deve rimanere tutto com'è o deve essere tutto com'è nel senso prima della delibera o comunque va rivista? No, questa delibera così non va bene. Lo dico prima della delibera. Prima della delibera il progetto della regione, quello che era stato formalizzato e uscito ad agosto, per noi andava bene, perché noi non siamo contrari alla verticalizzazione, quella è sancita dalla legge italiana e noi ci siamo adeguati, ma questa verticalizzazione così come è stata fatta non va bene, non ci piace, disgrega l'identità culturale dei nostri circoli e procura a noi genitori un danno, perché i nostri figli probabilmente si ritroveranno con docenti che non hanno avuto in questi anni. È stato chiarissimo, ci spostiamo perché sì. Piove, mettiamoci più qui, chiediamo alla mamma anche per la par condicio. No, mi aggrego a tutto quello che è stato detto, ecco, sono pienamente d'accordo. Sì, alla verticalizzazione, perché appunto come diceva qui il Papa presente è una riforma, però fatta con criterio, come abbiamo scritto anche sul nostro striscione, sì alla verticalizzazione ma non a farne un minestrone, perché comunque dobbiamo tenere presente anche delle identità didattiche dei due circoli che vanno rispettate. Senta, dopo questa manifestazione, dopo questa forma di protesta, volete farne delle altre? Avete intenzione di andare in regione? Vi muoverete? Abbiamo chiesto. Avevamo chiesto un incontro al presidente. È stato rifiutato? Non ci è stata data risposta. È stato concesso. Per cui, come dire, laddove la risposta non arriva, io suppongo che non ci sia volontà. Per cui ciò che faremo è tutto da vedere, insomma. Aspettiamo come dire, un riscontro da questa. Io ero un pochino, come dire, scettico, però devo dire che la risposta è arrivata ed è molto molto forte. E come questo dire. Vi gratifica e vi sprona ad andare avanti? Ci gratifica, sì, perché riteniamo che probabilmente stiamo affermando qualcosa che è giusto. Sì, esattamente. Non avete certamente trascinato qui tutte queste persone. Esatto. Siamo ben contenti, non ce l'aspettavamo tutta questa partecipazione, nonostante la pioggia, esatto. E siamo contenti appunto perché si vede che stiamo andando sulla scelta giusta, diciamo così. In questo momento, che sta succedendo? Si sta cercando di trovare una possibile soluzione, si sta cercando di... Ecco, con chi siete? Siamo una delegazione di genitori che sono oltretutto coloro che hanno organizzato, poi c'è qualche docente, c'è il sindaco. C'è il sindaco qua, e l'assessore alla cultura è assente? C'è il presidente del consiglio comunale. Sì, ma l'assessore alla cultura? Io non l'ho visto. Non c'è. Avete incontrato?
L'abbiamo incontrato in uno degli incontri precedenti fra quelli che avevamo fatto. Ma sapeva di tutto questo? Beh, penso di sì. Sì, penso. Insomma, noi l'abbiamo pubblicizzato, però ripeto, noi la politica, come dire, è un po' al di fuori di questo incontro. Questo è un incontro dei genitori. Io non sto parlando di politica, la politica non è, l'amministrazione è una cosa, la politica è un'altra. Qui stiamo parlando di chi vi amministra, di chi è il punto di riferimento. Per i commercianti è l'assessorato al ramo del commercio, per la cultura è l'assessorato alla cultura. Dovete avere degli interlocutori. Certo. Noi adesso come interlocutore principale abbiamo il sindaco, che è colui che ci sta ascoltando e che ci ha, come dire, fornito delle possibili azioni, come dire. La politica sa che serve ad aprire le porte, anche alla regione. Certo, la speranza è che queste porte ci vengano aperte, soprattutto vengano aperte le orecchie e le attenzioni, le accortezze a fare certe scelte. Va bene, noi siamo in attesa di un comunicato, quello che poi farete a fine manifestazione, credo che ci sarà un comunicato di conclusivo. Certo, vediamo adesso come si evolve l'incontro che stiamo avendo e poi ovviamente trarremo le nostre conclusioni e vedremo se proseguire l'azione. Grazie a voi, grazie mille. Sante Zeverino, già sindaco della città di Sant'Eramo, appena sei arrivato sei stato accolto dai genitori. Guarda, questa è una di quelle cose fatta male da gente che non sa niente, che politicamente forse non conta manco niente o poco, e quindi si avventurano a fare operazioni di questa specie senza conoscere la volontà del paese, dei genitori, degli alunni, cioè. Una cosa fatta così, tanto per... Forse bisognava, come dire, la politica locale essere un po' più attenta. Sì, è vero. Penso che doveva esserci più attenzione, sì. Molta più attenzione. Avevano sottovalutato perché non credevano probabilmente di sbattere la testa con un... Si potrà rimediare? Ma io spero molto di sì, ripeto, mi sono sentito proprio l'altro ieri mattina con Gianni Sportelli, che anche lui è interessato a questa faccenda, e ci siamo detti che andiamo a trovare il sindaco di Bari, Antonio De Caro, che potrebbe darci una mano. Grazie. Niente, buonasera. Lei è una mamma, una docente? No, io sono e sono qui a nome di tutte le colleghe che sono qui in piazza e anche chi non è potuta intervenire. Noi precisiamo che stiamo protestando non contro il provvedimento del dimensionamento scolastico, perché a noi andava benissimo la prima proposta della regione di accorpare la scuola Netti con la San Francesco e la Don Bosco con la Iro. Quello che non accettiamo è purtroppo lo smembramento a cui andranno incontro i due circoli didattici, perché siamo due realtà con metodologie e organizzazione didattica completamente differenti e che quindi questo provvedimento andrebbe soltanto a penalizzare le fasce deboli, cioè gli alunni, perché ci sono alunni che rischiano il prossimo anno di non ritrovare le proprie insegnanti, perché magari questi insegnanti sono nella graduatoria, negli ultimi posti, e quindi sono anche a rischio di lasciare, rischierebbero di lasciare la classe. Diciamo che riteniamo sia un provvedimento inadeguato per queste motivazioni, non certo perché per capriccio o per altro motivo. Purtroppo non siamo stati ascoltati, perché questi provvedimenti, prima di essere effettuati, decide di fare questi provvedimenti, dovrebbe ascoltare la base, cioè dovrebbe ascoltare chi la scuola la vive, chi la scuola la conosce, chi conosce benissimo le conseguenze di questi provvedimenti che sono purtroppo scellerati. Allora, vogliamo dire come è composto questa delibera, che cosa prevede per il primo
circolo comprensivo e per il secondo circolo comprensivo. Allora, questa delibera che è stata approvata dalla città metropolitana e poi anche dalla regione prevede lo smembramento, ripeto, dei due circoli didattici, quindi il plesso Umberto I, che prima faceva parte del primo circolo didattico, scusate il gioco di parole, adesso farà parte della scuola San Francesco, insieme alla scuola dell'infanzia Munari, sempre ex primo circolo. Mentre la scuola Valilla, che fa parte appunto attualmente del secondo ciclo didattico della scuola San Francesco, sarà accorpato al plesso Ero Paradiso e insieme alla Don Bosco. Ovviamente abbiamo, ripeto, un'organizzazione didattica e metodologica completamente differente. Ad esempio la scuola Balilla ha classi senza zaino, che noi non abbiamo, quindi un'organizzazione anche, anche metodologica completamente, ripeto, differente, e quindi sarà difficile anche gestire queste due realtà completamente diverse, che erano il punto di forza dei due circoli didattici e che hanno caratterizzato proprio anche, hanno permesso anche ai genitori di fare delle scelte diversificate, quindi, in linea anche con, certo, con le esigenze anche dei ragazzi, delle passioni, eccetera. Niente, grazie a lei. Grazie. Allora, buonasera, buonasera, giornalista Anna Larato. Qui c'è un grave problema a Sant'Eramo. Le famiglie, come puoi vedere, sono tutte unite perché vogliamo l'unità, specialmente in questo periodo, dopo il Covid, questa guerra, ci vogliamo sgregolare le scuole? Non penso proprio. Allora qui ci vuole un intervento, e ci vuole un intervento tempestoso, subito, perché almeno, come dice la dottoressa nostra Elena Cardinale, è come si è accresciuti i nostri figli. Se abbiamo incominciato dall'Ero Paradiso, dalla Romita e vogliamo finire con la Francesco Netti, perché insomma è anche questione non solo di scuola, ma anche di cuore, di famiglia. Allora la nostra dottoressa Elena Cardinale è come se ci ha cresciuto, ha cresciuto i nostri figli. L'appello è: speriamo che si riunisce e che non c'è questa divisione, e speriamo che la nostra dottoressa Elena Cardinale divenga anche la nostra dirigente della scuola media Francesco Netti, perché come ho detto all'inizio, come ha cresciuto i nostri figli dall'Ero Paradiso alla Romita, all'Umberto I, vogliamo che si conclude anche alla Francesco Netti. Questo è l'intervento che noi santermani vogliamo, questa unità. Sindaco, si è appena conclusa questo, si è appena concluso questo incontro con una delegazione di genitori, rappresentanti di istituto del primo circolo di Sant'Eramo. Sì, no, noi abbiamo spiegato quelle che sono le ragioni che purtroppo hanno condotto a questa scelta da parte prima della città metropolitana e poi dalla regione Puglia. Noi ci stiamo ponendo in tutte le sedi possibili, l'abbiamo già fatto. Ma è una scelta che purtroppo viene calata sulle nostre teste come tante altre scelte di questo tipo. Quindi noi siamo a fianco di queste famiglie, di questi genitori in questa battaglia, adopereremo tutti gli strumenti possibili che ci sono a disposizione, anche stiamo pensando di fare un eventuale ricorso al TAR per poter dimostrare quelle che sono le ragioni, perché qua non si discute il principio della verticalizzazione delle scuole. Guarda, la legge nazionale ormai, diciamo, ce ne siamo fatti tutti una ragione. Si discute il merito, cioè perché polverizzare due circoli didattici per realizzare questa verticalizzazione, quando invece si può, diciamo, percorrere una strada molto più lineare, cioè quella di lasciare intonsi i circoli e abbinare a ciascuno una scuola media. Questo, diciamo, noi tendiamo a ribadire e a far valere. C'è stata anche una delibera di consiglio comunale, che è l'organo sovrano dell'ente, che ha, diciamo, prospettato, ha rafforzato questa idea, che era l'idea originaria della regione Puglia, peraltro. Poi c'è stata questa inversione di rotta, calata un po' dall'alto, e quindi questa scelta va combattuta fino all'ultimo.
Dalle interviste che abbiamo fatto poco fa, proprio i genitori si chiedevano questo, vale a dire, viene tutto calato dall'alto o prima si fanno dei sopralluoghi, la scuola può mandare una proposta, ecco, è possibile che non succeda tutto questo? Ma le scuole hanno mandato le proposte. Ma poi alla fine, diciamo, lì ci sono, questa scelta è frutto di una serie di pareri, non solo quello della città metropolitana, ma anche quello dell'ufficio scolastico regionale, e poi la regione ha raccolto tutti questi pareri, anche dei sindacati, ha raccolto tutti questi pareri e ha fatto la scelta, diciamo, quella definitiva. Io sono stato anche ascoltato in giunta regionale, alla presenza di tutti gli assessori, ho diciamo dimostrato le nostre ragioni, però poi alla fine diciamo, è prevalso questo schema, diciamo, quasi univoco, quasi una sorta di algoritmo che è stato applicato, che ha, diciamo, poi portato in moltissimi comuni, infatti si prevede una pioggia di ricorsi, a, diciamo, privilegiare questo principio della vicinanza dei presti scolastici, perché l'idea che loro hanno è che il bambino debba entrare, diciamo, nella scuola dell'infanzia, uscire poi alla scuola, dalla scuola media, alla scuola diciamo finale, sempre nell'ambito di quello che è il proprio territorio, e quindi non allontanandosi, ecco, dalla zona, diciamo, in cui abita, anche se qui non siamo certamente a New York, le scuole sono facilmente raggiungibili a piedi un po' dappertutto, e la scelta in questo caso è orientata più che altro sulla offerta formativa che ciascuna scuola propone, non da altri criteri. Certo, c'è chi anche sceglie per vicinanza, però voglio dire, in generale, essendo un territorio abbastanza circoscritto, non, diciamo, non si pone questo, si può porre per una grande città, ma certo. Sant'Eramo no. Sindaco, i tempi, cioè la delibera c'è, è esecutiva, si aspetterà la fine dell'anno scolastico, voi avete il tempo per poter... Noi abbiamo la delibera, diciamo, adesso valutiamo, chiaramente andrebbe impugnata subito. Perché non bisogna perdere tempo. Intanto noi tentiamo ancora un'interlocuzione con la regione per cercare almeno di soprassedere per quest'anno, però diciamo, quello che è avvenuto è comunque c'è stata, diciamo, una convergenza tra gli enti, città metropolitana e Regione Puglia, rispetto alla scelta che è stata effettuata, e quindi questo ci ha messo, diciamo, tra virgolette, ci ha portato a questo risultato. Grazie, signor. Grazie a voi.